Innanzitutto grazie, grazie per esserci, grazie per chi ha accettato il nostro invito, mio personale e della segreteria. Grazie alla dottoressa Cammalleri. Tutti i banchi sono uguali è lo slogan di questo 11° congresso provinciale dello SNALS Confsal Taranto, un messaggio che mette insieme il mondo della scuola, dell'università, della ricerca e dell'AFAM riferito alle accademie e ai conservatori. Il segretario nazionale e provinciale dello SNALS, Elvira Serafini, un commento su questa giornata. Oggi è un giorno particolare in tutta Italia perché si sta celebrando l'11° congresso provinciale. È un momento storico perché da 10 anni non avevamo celebrato nessun congresso. Chiaramente il 23 novembre poi andiamo a celebrare i congressi regionali e il 12, 13 e 14 dicembre il congresso nazionale. Significa il cambio di tutta la struttura, nel senso che c'è un rinnovamento dei nostri organi statutari. Perché tutto questo? Perché ci deve essere un adeguamento ai tempi che ormai sono cambiati nell'arco di 10 anni. Erano 10 anni che non si celebrava un congresso. L'adeguamento a una nuova scuola, a un nuovo mondo di ricerca dell'università, dell'AFAM. È chiaro che il nostro impegno oggi è quello di combattere sui tavoli giusti per un contratto che sia il più adeguato possibile. Siamo sconcertati per ciò che viene proposto. È chiaro che ci impegneremo in quanto tutta la categoria è in sofferenza. Bene il contratto dei dirigenti, ma non possiamo accettare questo dislivello tra i dirigenti e tutto il resto del mondo della scuola, che è quello che serve insieme ai dirigenti. Pertanto la nostra attenzione sarà quella di combattere, di esercitare tutta la nostra forza sui tavoli dove contiamo, però un segnale io lo voglio lanciare a tutto il mondo della scuola, della ricerca, dell'AFAM e dell'università, dicendo che non ci siamo a questo gioco e che sicuramente lo SNALS non solo metterà tutte le energie in campo, ma se così dovesse essere non firmiamo neanche il contratto. Questa è un'affermazione che la sento dal profondo del cuore. Poi è chiaro che ci sarà il confronto con tutti i nostri organi statutari, ci sarà una decisione condivisa che andremo a prendere, ma sicuramente non accettiamo che ci sia questa sofferenza, chiamiamola sofferenza economica, questa mancanza di attenzione per chi è il motore portante della società attuale, perché senza la scuola, senza la ricerca, senza l'università, senza l'AFA, ma dove andiamo? Creiamo degli uomini con delle stampelle, nel senso che senza la cultura è la sofferenza di tutto il mondo politico, sociale ed economico della nostra bella Italia. Bene dunque i 400 euro per quanto riguarda i dirigenti, meno bene gli 80 euro in busta paga per gli altri rappresentanti del mondo scolastico, per i docenti, ma ne fate anche una questione non solo di contenuto economico, ma di metodo e di valorizzazione dei ruoli del mondo della scuola. Certamente sì, infatti noi puntiamo su una scuola che dia informazione, ma che dia cultura, che dia formazione, perché l'uomo del domani, se non è formato, non ha una cultura, non potrà neanche fare delle scelte razionali. È l'uomo del domani che noi andiamo a formare, una scuola che si deve anche contrapporre a delle agenzie che rientrano nella formazione e nell'educazione, per migliorare, per essere propositivi, una scuola che non è di livello e di appiattimento, una scuola che è in alcune situazioni oggi anche di disinteresse, perché c'è tanta delusione. Ecco che noi vogliamo veramente rinnovare e queste sono le nostre linee programmatiche del congresso, una scuola che cambia e che si mette in gioco, però la professionalità va valorizzata nei giusti modi, nei giusti tempi. Non è un problema economico, è un segnale di poca attenzione al lavoro che si fa e al lavoro che forma
E questo è il nostro punto che è cruciale. Poi è chiaro, poi abbiamo l'interesse anche per gli scatti di anzianità, vogliamo il recupero del 2013 che è stato completamente assorbito da altre strategie che non andavano assolutamente in quel senso, perché è stato giustificato la mancanza dello scatto con l'inserimento nel mondo del lavoro a tempo indeterminato di alcuni colleghi, ma non è questo, è un gioco delle parti, di conseguenza tante sfaccettature che vanno contemplate, non è soltanto il dar di più, è il considerare di più. Il messaggio a Taranto, al sindacato, allo SNALS di Taranto in vista di questo rinnovo congressuale e anche alla scuola tarantina. E la scuola tarantina è al centro della nostra attenzione, sono una tarantina, chiaramente lo sguardo è così, a livello nazionale, però la scuola tarantina la portiamo nel cuore. E un'attenzione particolare, ringraziamo in questo momento il sindaco che ha posto un'attenzione particolare alla scuola del Rione Tamburi, però lo invitiamo a essere più attento a tutte le problematiche che coinvolgono la scuola tarantina e non solo un giorno di chiusura della scuola, ben venga, ma poniamo attenzione a tutte le altre problematiche che ci sono. Ecco, la scuola tarantina è in sofferenza, è una scuola che soffre e soffre perché ci sono tante piccole cose che diventano grandi cose che non vanno e invito tutte le istituzioni a partecipare a un miglioramento. Il sindacato di Taranto, certo, siamo attenti, cerchiamo di essere sempre presenti sui tavoli, su quello che è il problema quotidiano della scuola tarantina. Esortiamo anche i nostri colleghi a starci vicino come noi siamo vicini a loro. Loro sono la nostra forza e noi riusciamo ad essere una forza portante proprio perché ci stanno loro che spingono ad essere così propositivi. Presente al dibattito Anna Camalleri, direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale. Qual è il messaggio di questa giornata? Intanto qualunque congresso sindacale costituisce un momento importante per la vita della scuola in questo caso, in quanto qui si concretizza il dibattito che è in corso per la produzione dei futuri atti. Il momento peraltro in via generale è importante perché è stato appena chiuso l'atto di indirizzo del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, che è l'atto preliminare alla costruzione di futuri atti negoziali, ad incominciare dal rinnovo della contrattazione collettiva per il personale della scuola e per il personale dirigenziale, rispetto ai quali è già indicazione del Ministro quello di sostenere questa contrattazione con risorse aggiuntive per il personale interessato. Il messaggio di questa giornata di confronto con il mondo della scuola, dell'università e della ricerca. Sì, una giornata molto interessante e importante per tutti, entrambi gli schieramenti, lato formazione, lato sindacato e industria. Mondi che spesso e volentieri tra loro non dialogano molto e molto facilmente con tutta una serie di criticità per tutti. Oggi speriamo che possano venire fuori delle idee anche di collaborazione visto il tavolo e visti i partecipanti. Noi sul territorio come Politecnico di Bari col centro interdipartimentale ci spendiamo giornalmente per cercare proprio di dialogare il più possibile e farci conoscere ma allo stesso tempo conoscere il territorio per provare a crescere insieme. Ecco, Politecnico, Università, AFAM, mondo delle accademie e dei conservatori e poi scuola. Il messaggio, lo slogan di questa giornata è tutti i banchi sono uguali, proprio perché questi settori devono dialogare tra loro e contribuire tutti alla formazione. Assolutamente sì, io la vedo una filiera che parte dalle scuole superiori, sui tecnici, licei e quant'altro, ma si passa poi all'università per poi passare nel mondo del lavoro e se non c'è organicità in tutto il percorso formativo ci sarà anche difficoltà nella collocazione in un contesto lavorativo che mai come oggi offre ovviamente tutta una serie di criticità e ovviamente dobbiamo farci trovare pronti e soprattutto un po' più avanti rispetto ad altri che potrebbero aggredire anche il nostro territorio. Penso a chi viene dall'estero che ovviamente è molto più facilitato per tutta una serie di situazioni, di discorsi.
Nasce dunque anche dal confronto con il mondo del sindacato il ponte tra studio, formazione e lavoro. Certamente, il sindacato è fondamentale anche in questa attività, deve proprio farsi carico di questo collegamento. Noi li invitiamo anche a essere più presenti nel nostro mondo, diciamo, universitario, perché anche la formazione universitaria e anche la ricerca ha bisogno di confrontarsi con i sindacati, che ovviamente sono poi il collegamento più prossimo anche al mondo dell'impresa. Alla scuola, ma anche il prestare attenzione ai loro...